la mia sessione è durata due ore e ha visto degli interventi piuttosto interessanti sia sulla valutazione delle pavimentazioni esistenti sia sulla progettazione di nuove pavimentazioni, in particolare delle pavimentazioni per la viabilità per la mobilità debole, cioè utenti deboli, in particolare per i pedoni. E abbiamo visto delle novità sia per quanto riguarda gli strumenti di misura dello stato delle pavimentazioni sia per quanto riguarda i metodi di calcolo.